Abbiamo visto che i gruppi DSA e DMD non differivano molto nei punteggi di Cooper, fatta eccezione per il risultato recettivo a 24 mesi. I bambini con la forma più lieve o più ampia di autismo possono non essere stati diagnosticati correttamente dal punto di vista del ritardo linguistico di sviluppo a 18-24 mesi a causa della analogia o della simile presentazione a livello di sviluppo cognitivo. Quindi delle scarse capacità di linguaggio recettivo possono servire o possono essere considerate come un segnale d'allarme di DSA in bambini che mostrano un ritardo di sviluppo o di linguaggio a 24 mesi di età. Vediamo l'analisi degli indicatori comportamentali di autismo a 18-24 mesi. Vediamo gli item considerati a 12 mesi. In questa diapositiva vediamo i comportamenti problematici dei bambini con ADHD, la percentuale di assenza di risposta, cioè presenza o assenza di risposta nei bambini con autismo. Noi vediamo dall'illustrazione l'89% dei bambini con DSA non indicava in questa fase, mentre invece l'8% soltanto dell'altro gruppo normale. Quindi abbiamo già questo indicatore a 12 mesi. Fare ciao con la mano, 78% e 8%, e comportamento imitativo, stesso risultato. Vediamo ancora la percentuale di assenza di risposta. Vediamo contatto oculare, sorriso sociale, soprattutto in risposta al essere chiamato per nome, e vediamo le differenze sorriso sociale e risposta a se chiamati per nome. A 18 mesi avevamo più bambini, quindi abbiamo confrontato le risposte per ciascun item considerato. Abbiamo abbinato i gruppi A, B e SD per cercare di capire quali erano gli item più ricorrenti in ciascun gruppo. La mancanza del pointing, dell'indicazione, mancanza di contatto oculare. Ci sono notevolissime differenze tra i due gruppi. Comunicazione sociale, che può essere definita come comunicazione sociale con qualcuno, magari mostrando degli oggetti, per esempio un giocattolo, eccetera. In questo caso è un indicatore molto importante per distinguere tra i bambini con un ritardo linguistico evolutivo e DSA, perché nessun bambino con ritardo di linguaggio e di sviluppo mostrava difficoltà di capacità di comunicazione sociale rispetto agli altri, anche se molti bambini del gruppo autistico non faceva finta di giocare. Oltre 50 dei bambini con un ritardo di sviluppo del linguaggio non voleva far finta di giocare a 18 mesi, per cui questo non è un marker di autismo a 18 mesi. A 24 mesi già avevamo raccolto molti dati nei due gruppi per poter fare un'analisi di regressione logistica per determinare quali item fossero più predittivi di autismo. Il modello finale è stato significativo con una predittività del 92,9% dei casi. Anche se il primo indicatore non era valido, come avevamo detto, a 18 mesi, lo è invece a 24 mesi per una classificazione diagnostica di autismo. Questo perché la percentuale dei bambini con ritardo di linguaggio e di sviluppo hanno delle difficoltà, però caliamo dal 50 al 10% dai 18 ai 24 mesi d'età. Altri fattori predittivi sono il mancato, non indicano, non hanno comunicazione sociale. Questo corrisponde con quanto trovato già precedentemente. Monitorare gli indicatori precoci di DSA è molto importante perché permette di individuare i bambini con autismo e con ritardo
di linguaggio e di sviluppo. Pertanto è possibile utilizzare questi parametri al primo livello di sorveglianza. Al secondo livello possiamo utilizzare degli item specifici per individuare più specificatamente i bambini con DSA. L'indicare il contatto oculare sono indicatori importanti di DSA in tutti i gruppi d'età e la comunicazione sociale come comportamento è diventato molto importante a 18 e 24 mesi. Questo è il primo studio su larga scala che dimostra che è possibile individuare in maniera prospettica i bambini a rischio di autismo in uno studio sul territorio già da 12 mesi. Quindi ci si allontana dal modello di screening e si va più verso un modello di sorveglianza e quindi abbiamo un'alta percentuale di diagnosi con pochi falsi positivi. Pertanto dobbiamo allontanarci dal modello dello screening che cioè viene fatto una volta a una determinata età per procedere verso una sorveglianza più continuativa a livello di strutture sanitarie sul territorio, concentrandoci specificatamente sui primi segni dell'autismo che sono molto chiari. Ci sono già delle pubblicazioni in letteratura che confermano l'importanza dei primi segni di DSA che differiscono in ciascun gruppo d'età. Molto importante rilevare precocemente, come diceva Sally, perché in questo modo possiamo accrescere al massimo l'efficacia del nostro intervento. Grazie.